Salve a tutti Digital Gamers, io sono sempre il vostro WD e oggi vi do il bentornati in questo nuovo episodio di Minecraft Shattered Survival. Siamo nell'episodio numero 3 e come potete vedere ragazzi sono ancora nella nostra piccola buchetta. Ho aspettato che facesse giorno, infatti ragazzi guardate, si è fatto giorno. Così ragazzi possiamo uscire e possiamo iniziare a concludere magari qualcosa di magari un pochino più concreto. Allora, è l'alba, sì ragazzi, anzi il sole è già salito un pochino di più, quindi ho aspettato anche troppo. E dunque mi sono accorto che di là, o meglio me ne ero accorto anche prima, però di là c'è la palude, quindi questo vuol dire che di là c'è il ci sono i chunk delle palle di slime, o meglio degli slime, così insomma potremmo procurarci anche quelli. Allora io là vedo tipo un ragnetto. Vedo un ragnetto sopravvissuto alla notte. A parte che di giorno non dovrebbero attaccarci. Vabbè ragazzi dai, ammazziamolo, perché tanto cioè, se non lo leviamo dalle palle adesso poi ci romperà le palle dopo. Allora vediamo cosa posso lasciare a terra. Lasciamo questi fiori che tanto mi servirebbe un po' più di cordicella, così potremmo farci l'arco. Comunque andiamo un pochino avanti ragazzi. Dato che sotto nei commenti del precedente episodio non ho trovato diciamo veri e propri consigli su dove costruire, suppongo che siate tutti abbastanza d'accordo di magari rasare al suolo questa zona di alberi e magari costruirci qualcosa qui da queste parti, in modo che insomma siamo vicini al diciamo alla nostra, quella che poi diventerà la farm, la nostra farm di esperienza. E l'unica cosa ragazzi, ci mancano le pecore, perché non potremo farci il letto per adesso. Però se magari riesco a uscire da qui, ok, mi ricordo che c'era un bioma innevato da quelle parti, quindi magari poi lo visiteremo sicuramente e lo visiteremo e vedremo se ci sono delle pecore, altrimenti andremo di là dove ci sono quegli abeti e cercheremo un po' di pecore da quelle parti, perché comunque sia io non ho assolutissimamente intenzione di non dormire per parecchio tempo, anche perché insomma diventa una cosa abbastanza frustrante insomma. Allora iniziamo quindi subito a vedere dove possiamo piazzare, o meglio togliere i primi alberi per piazzare i primi blocchi. Quello mi sembra un bioma innevato, sì, poi ci andremo ragazzi, poi ci andremo. Allora io direi di togliere quegli alberi lì, poi più in là toglieremo anche questi, ma magari se non mi ammazzo ogni volta che scendo dagli alberi. Quindi ci facciamo una seconda piccola base per posare diciamo gli attrezzi e tutti gli annessi connessi. E direi di farcela qui dove c'è il laghetto, perché è molto molto carina questa zona. Magari scaviamoci tipo una sottospecie di rifugio da queste parti. Anche insomma qualcosa di piccolo, tanto per piazzare le nostre chest. Del carbone. Che culo ragazzi, che culo. Questo ce lo prendiamo tutto, così non ci rompe le palle nessuno. Ecco fatto. Sì, però c'è qualcosa che... Ok. Adesso torna. Mettiamoci una bella torcia. Torce in casa. E iniziamo a piazzare tutte le varie cosette. Quindi questo. Ci facciamo almeno una double chest, così possiamo piazzare insomma tutte le varie cose qui dentro, che poi cioè adesso faccio un piccolo inventario, però per adesso piazziamoci tutto e vediamo cosa magari portarci dietro. Allora sicuramente il pane, poi ragazzi ho un'idea col fungo, poi insomma ve lo spiegherò. Questa, il ferro e le costolette, il carbone, ok. Allora piazziamo giù la nostra fornace, mettiamo a cuocere il ferro
nel mentre che io raccolgo tutto questo carbone, lasciamo cuocere il ferro, così ci possiamo fare almeno la l'ascia di ferro, così insomma potremmo togliere gli alberi in modo abbastanza semplice. Non so se tagliare il video, ma penso di no, tanto vi faccio vedere tutto, insomma preferisco evitare tagli di qualsiasi genere, almeno che non sia strettamente necessario. Allora, abbiamo fatto un po' di carbone, vediamo se abbiamo sì, due legnetti, ci facciamo delle torce che scarseggiavano e questi li mettiamo qui dentro. Ok, allora abbiamo già un po' di pezzetti di ferro, ci serve il legno però ragazzi, ci serve il legno, esatto. Facciamoci subito almeno l'ascia, ecco fatto, e poi prendiamo anche questi tre, ci facciamo anche il piccone, così siamo già avvantaggiati, e volendo ci riusciamo a fare anche la spada e dopo anche qualche pezzo di armatura, ma poi ce lo facciamo dopo. Ok, ci siamo fatti una sottospecie di set di armi e utensili, così possiamo sostituire questa merda qua finalmente, ma proprio finalmente. Mettiamo tutto nella chest, ecco fatto, qui ci mettiamo il nostro pane e vabbè, qui lasciamo cuocere. Intanto, prima che rifa buio di nuovo ragazzi, perché sarebbe proprio da coglioni, ci andiamo subito a eliminare un po' di alberi, insomma, da questa zona, così insomma non è una brutta zona ragazzi, è una zona molto bella, cioè ci può venire una bella casetta, anche abbastanza espansa insomma. L'unica cosa è che poi insomma se poi tanto qui sicuramente finisce lo spazio, perché suppongo che sia una sottospecie di isola, però ragazzi poi potremmo anche spostarci più in là, ragazzi, non nulla esclude questa cosa. Guardate quanto viaggia veloce la nostra nuova ascia di ferro. Ma sì, tanto usiamola anche per togliere queste cosette qua. E poi dovremo semplicemente aspettare che cadano tutte le varie fronde degli alberi, così ci possiamo fare. Questo magari lo lasciamo. Togliamo questi, giusto negli spazi un pochino più importanti, insomma. Ok, vediamo un po' qua su. Sì, però ragazzi fa buio troppo presto, non mi piace come cosa, non mi piace. Saremmo costretti a lavorare anche di notte, a meno che io non mi vada a cercare qualche pecora, ma proprio all'istante, perché sta facendo buio di nuovo ragazzi. È assurdo, cioè fa buio subito, è tempo di spiegarvi due cosette e fa subito buio. Allora facciamo una cosa intelligente, vediamo un attimo se tanto togliamo anche questo alberello qua, perché magari io posso andare nel rifugio, far passare la notte e magari tagliare, insomma fare un piccolo taglio e riprendere quando sarà giorno. Penso proprio che farò così per tutte le volte finché non saranno disponibili le pecore. Quindi qua c'è già qualche arboscello, ottimo, qui c'è un maialino, spappoliamolo. E ragazzi, me ne vado un attimo nel rifugio e aspetto che si faccia giorno. E niente, noi ci rivediamo quando diciamo quando il sole sarà riniziato a spuntare, diciamo. Ok ragazzi, direi che si è fatto abbondantemente giorno. Tra l'altro io ne ho approfittato per farmi un elmetto di ferro col ferro che mi avanzava, e ho lavorato un pochino anche di notte. Infatti ho tolto la maggior parte degli alberi che stavano qua. Poi la cosa è diventata improponibile perché sono iniziati ad arrivare creeper, infatti si vede il risultato. E niente, ho dovuto abbandonare il progetto. Comunque io vorrei fare un salto velocemente laggiù dove ci sono quei dove c'è quel bioma innevato, perché se non sbaglio dovrebbero trovarsi delle pecore,
se i miei calcoli non sono errati. Tra l'altro è anche un bel bioma. Comunque sì, anche qui è molto carino, ragazzi. È veramente una bella zona. Anche qui. Non lo so, ragazzi, non lo so. Sono veramente, veramente indeciso. Ma proprio veramente indeciso. Vabbè, poi, ragazzi, lasciamo stare. Poi ci andremo. Intanto io direi di iniziare magari a concludere qualcosa. Qui cosa c'è? Una bella caverna. Perfetto, ragazzi, perfetto. Avremo anche la caverna vicino casa. Direi magari di iniziare a concludere qualcosa. Del tipo, iniziamo magari a costruire almeno il 2% della casa, ossia le fondamenta. E poi potremo sempre spostarci, nel senso, non sarà un problema. Comunque, sinceramente devo dire che non è male anche qui, eh. Iniziamo magari a togliere qualche albero anche da questa parte, così vediamo se può essere carino costruire anche da questa parte. Ok, ragazzi, possiamo vedere magari di riprendere un attimo la nostra costruzione, dato che continua a piovere, tanto c'è gente, continua a piovere e non smette, però almeno comunque se si è fatto giorno. Allora, tra l'altro mi sono accorto, ragazzi, che uccidendo uno zombie ci ha droppato una patata, così potremo magari anche più in là iniziare a fare qualcosa con le piantagioni, insomma. Qualcosa di più elaborato senza stare ad aspettare di trovare il villaggio. Comunque, qui c'è schifo, ma proprio schifo assurdo, ok. E vediamo di posare un attimo i primi blocchi. Togliamo questi due. Per adesso non sarà una casa enorme. Poi dovremmo togliere anche questo albero. Sicuramente, ma insomma, poi ci pensiamo. Oh, ecco il sole. Ecco il sole, ragazzi. Ha smesso di piovere, perfetto. Sono veramente molto contento. Allora, iniziamo magari a piazzare le prime cosette. Io direi di fa che cazzo, dai, ragazzi. Lasciatemi costruire. Ragazzi, scusate l'episodio, ma dovremmo tenercelo così. Purtroppo è così. Comunque, prima di tutto dovremmo decidere dove fare la scalinata come entrata. Qui non ci sta male, eh. Però forse anche qui, nel senso dove applicare l'entrata. Io direi, tanto poi possiamo fare quante entrate vogliamo, io direi di fare l'entrata qui. Quindi iniziare magari a fare la porta. Per adesso la facciamo larga 1. Però poi magari la modifichiamo, insomma. Ditemi comunque sia un po' voi lo stile che dovrà avere la nostra casetta. Se farla stile moderno, visto che ci sono gli shader, o se fare la classica casetta quadrata. Io per adesso mi limito a fare qualcosa di arrangiato. Così. Ok, seguiamo il verrà anche abbastanza grande, devo dire, eh. Seguiamo quello che è l'erba, via, diciamo, il terreno. Sì, è abbastanza grande. Ok, è abbastanza grande. Qui poi ci saranno tutte le varie finestrelle, tutte le varie entrate, seconde entrate, insomma, poi vedremo. No, questo non va qui. Ok, facciamo velocemente il secondo strato. Vediamo di decidere dove lasciare magari le finestre, del tipo qui ce ne stanno anche due, così. Qui chiudiamo, qui ci sta una bella finestrella. Anche qui possiamo chiudere tranquillamente, ci è finito il legno, ragazzi. Ok. Vediamo tutto. Poi, ragazzi, insomma, per adesso sarà di legno. Poi vedremo di fare qualche restyling di qualche tipo, insomma. Facciamo anche il terzo strato, così, insomma, andiamo alla grande. Ok, chiudiamo anche qui. Poi, insomma, vediamo anche da lontano come dovrebbe venire. Ripeto, per adesso sarà di legno, ma se
sicuramente avrà tantissime evoluzioni. Io intanto continuo a sbagliare a mettere i blocchi, ho veramente la mira, boh, non so perché succede questo. Comunque sembra avere già un'ottima forma, ragazzi, sembra avere un'ottima forma. Magari faremo il piano di sotto scavato con la stanza delle chest. Ok. Ci serve una porta. Vabbè, ho lasciato tutto di là, chi se ne frega. Facciamo anche il tetto provvisorio, ragazzi, ovviamente provvisorio. Lo facciamo. Questa è alta 2, alta 3 ci soffoca un po'. Provvisorio, ragazzi, facciamola alta 4. Così. Poi insomma vedremo di modificare per bene tutte le varie cose. Seguirò i vostri consigli. Mi raccomando, datemi tantissimi consigli. E vedremo insomma di fare una casa abbastanza decente. Ma tanto, ragazzi, con gli shader viene tutto veramente magnifico. Anche una casetta schifosa come potrebbe essere questa, però senza shader, con gli shader viene veramente veramente magnifica. Quindi finiamo il nostro tetto. Ecco qua. Abbiamo finito anche il nostro tetto. Dai, ragazzi, sembra carina. Qui magari manca tipo, sì, uno spazietto. Facciamocela una finestrella anche piccolina. Anche tipo, ma sì, perché no, facciamo anche di due. Così insomma ci entra anche un po' di luce in più. Qui togliamo questa roba. La colonna va lasciata. E niente, ragazzi, per adesso sembra avere un'ottima forma la nostra casetta. Dai, non è affatto male. Riempiamola di torce, così evitiamo spawn di schifo. E come scheletro, diciamo, ibrido di quella che poi sarà la casa, non sembra veramente affatto male. Qui ci saranno le scale che scendono fino a qua giù. Qui ci sarà l'entrata principale. Poi vedremo di fare magari altre entrate, altre cose. Qui abbiamo una panoramica a 360 gradi del nostro paesaggio. E probabilmente off screen prenderò la porta e tutte le altre varie cosette, le metterò qui dentro e rinizieremo insomma la nostra avventura insieme. Ditemi un po' voi, lì tra l'altro vedo montagne. Sì, sono quelle di prima, ma non avevo notato le montagne così alte. Comunque sia, il prossimo episodio andremo a cercarci le nostre pecore, così potremo farci il letto e finalmente potremo dormire di notte senza essere costretti a lavorare come degli imbecilli. E magari passeremo anche le prime diciamo i primi minuti in miniera. Dai, ragazzi, per adesso non è affatto male, è la prima casa, dai, è carina. E niente, io direi che per questo episodio può essere tutto. Mi raccomando, lasciate tanti like, scrivete qui sotto nei commenti che cosa volete che io faccia, le modifiche che volete che io apporti. E mi raccomando, come ho già detto, lasciate tanti like, se non vi siete iscritti iscrivetevi. Vi lascio qui sotto il link per il primo canale, perché finalmente, scusate, per il secondo canale, ho aperto il secondo canale dove faccio una serie su Far Cry, quindi se vi va iscrivetevi anche lì. E niente, da The Digital Games e WD è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!